Guardala in faccia la realtà, è più sicura. Guardala in faccia la realtà, è meno dura. Se c'è qualcosa che non ti va, dillo alla luna. Può darsi che porti fortuna, dirlo alla luna. Ciao ragazzi, io sono Jade e questa è la patch 4.3 Under the Moonlight. Ciao ragazzi, è il 22 maggio ed è uscita Under the Moonlight. Come succede sempre ogni tre mesi, io ritorno su Eorzea col mio personaggio principale e vado avanti con la quest principale, perché la cosa fantastica di questo gioco è che la trama non finisce mai, continua a evolversi patch dopo patch. Quindi sono tornato per portare a termine tutti i duty, tutte le cose alla mia portata, diciamo, non riuscirò a fare proprio tutto, però voglio portare sul canale la maggior parte dei contenuti che questa patch propone. A differenza delle scorse patch, dove la quest principale si prendeva a Rarglass Reach, questa volta si prende a Qugan, perché riprendiamo la linea narrativa conclusa con la 4.2 e portiamo addirittura a termine quello che è la storia dedicata alla zona di Doma. Io non so come andrà a finire, io ho cercato oggi di non avere nessun tipo di spoiler, è stato difficile, qualcosa purtroppo l'ho assorbito involontariamente. Comunque io vi terrò all'oscuro di tutto fino al momento in cui scopriremo come andrà a finire questa parte di storia. Ci aspettano qui dentro. La missione si chiama Gozetsu e Tsuyu. Ricordiamo che Yotsuyu è stata riportata da Gozetsu dopo quello che sembrava essere stata un'ecatombe nel castello di Doma in cui erano morti entrambi, in realtà se la sono cavata, e Gozetsu ha riportato Yotsuyu a Lord Dien, diciamo come prigioniera, ma in realtà no, perché la stanno trattando col massimo della cura e della educazione, diciamo che non l'hanno assolutamente punita per quello che ha combinato, anche perché appunto Yotsuyu ha perso la memoria e sembra essere quasi regredita a uno stato fanciullesco, quindi è difficile anche incolparla di qualcosa che lei non ricorda assolutamente di aver fatto. Durante la patch 4.2 l'impero aveva mandato come emissario il fratello di Yotsuyu, cioè Asai, a cercare di convincere Lord Dien a fare uno scambio prigionieri per Yotsuyu. Lord Dien non aveva accettato, o almeno ha accettato in parte questo scambio. Diciamo che la parte interessante per Lord Dien era una sorta di pace con l'impero, invece Asai sembrava invece intenzionato di più a ottenere sua sorella. Però sono arrivati a un accordo, ovvero fino a che Yotsuyu non ricorda quello che è successo, rimarrà con noi, quindi col guerriero della luce, Lord Dien, eccetera. E non sarà trattata da prigioniera, bensì da ospite. Nel caso in cui invece le ritornasse la memoria, Lord Dien non si opporrà al suo ritorno con Asai, con l'impero. Nella parte conclusiva della 4.2 però Asai aveva fatto capire di non essere propriamente sano di mente, sembrava addirittura un pazzo, ci ha guardato malissimo e ci ha minacciati di ucciderci perché noi avevamo sconfitto Lord Zenos. Comunque Asai è tornato a Castrum Fluminis, quindi quella base imperiale che è davanti a Yanxia. E ci troviamo adesso a parlare con Alphinod nell'ufficio di Hancock, che sarebbe più o meno un nostro alleato, un nostro informatore a Qugan. Ecco qua la missione, Gozetsu e Tsuyu. Pare che Alphinod abbia delle novità da condividere. Abbiamo ricevuto una lettera da Lord Dien. Stiamo tenendo d'occhio a Doma, nella zona di Doma, sia Lord Dien che le Blue Kogin, comunque soprattutto le Blue Kogin, stiamo tenendo d'occhio le Red Kogin, quindi la tribù diciamo un po' più cattiva. Anche perché c'è il rischio che queste Kogin, questi uomini di tartaruga, possano nuovamente evocare Susano, cioè il loro primal. Ricordiamoci che l'ambasciatore, cioè Asai, aveva
testimoniato un grande timore per quello che riguarda i primals, quindi aveva chiesto controllo da quel punto di vista, come se fosse una sorta di richiesta da parte dell'impero verso l'ordine. Cioè l'impero prometteva di non attaccare più il regno di Doma. E l'Ordien faceva in maniera che Susano, non Susano, come anche tutti gli altri Primal, non venissero più rievocati. E quindi l'Ordien richiede la nostra presenza perché appunto ha forse dei problemi con le Red Kogin. La memoria di Yotsuyu non è ancora ritornata. E quindi, in teoria, non abbiamo nessun dovere nei confronti di Asai in questo caso. Lasciamo Tataru. Tataru ormai si è stabilita qui nell'ufficio di Hancock. E noi partiamo, io direi, alla volta di Yangtze. Allora, andiamo a vedere dove dobbiamo andare. Andiamo a controllare qui. Tac, tac. Scusate la quantità allucinante di quest che ho aperto, ma ho raccolto un po' di tutto in questi giorni. Sì, andiamo a Namai. Andiamo quindi a Yangtze e ci spostiamo in quella zona in costruzione, che si chiama Enclave, che si trova in quest'area. Ricordiamoci che la scorsa volta avevamo addirittura attunato un cristallo in questa nuova area e pare che in questa patch ci sia la possibilità di cooperare e aiutare la gente del posto a ricostruire tutta questa cittadina. Il che in teoria noi ce la farebbe vedere in evoluzione proprio, con le case che si costruiscono e tutto il paesaggio che migliora. Sarebbe una cosa molto carina. Io ho sempre adorato questo tipo di meccanica, cosa che avevamo già visto ai tempi di Arena Reborn, però passivamente, patch dopo patch, a Mordona, e successivamente con Evensward avevamo visto a Idyllshire una cosa simile. Una cosa simile avevamo anche vista nell'erigersi di Alexander al centro di... Ah, qua c'è una fantastica mount che io così su due piedi, io penso che sia una mount da Dark Knight di quelle nuove. Comunque, avevamo visto erigersi Alexander piano piano al centro di Dravania Interland. Ah, c'è una cosa diversa qua. Achievements Current Area. Current Area. Ah, abbiamo la possibilità di vedere quali sono i fate, quali sono gli achievement correlati a quest'area qua? Ma che cosa strana, almeno penso di aver capito così. Ma non ne sono per niente sicuro, è una cosa nuova di adesso. Vabbè, comunque, tanto vediamo se quel fate è veramente in evoluzione. Oltretutto non mi ricordo neanche di quale parlasse. Vabbè, comunque, c'è il rischio che questo specie di avviso mi avverta quando un particolare evento si sta verificando nell'area per spingermi ad andare a controllare. Vabbè, comunque, a Kugane questo non mi è successo, quindi quando mi sono teleportato a Kugane non è arrivato nessun tipo di avviso. Per arrivare all'enclave dobbiamo parlare con un personaggio qui che ci porterà in barca. Il personaggio è assente per il semplice fatto che c'è troppa gente, immagino. Quindi dovrò aspettare qualche istante perché compaia. Questo è un problema che c'è quando ci sono diciamo, gli inizi delle patch. Eccolo qua che è comparso. L'enclave di Doma. Vedo anche gente che chiede di essere invitata. Penso che ci possa essere qualche ant. Ricordiamoci che adesso devo ancora in realtà andare a controllare, ma dovrebbe essere una patch dispari, quindi una patch in cui non è presente un nuovo taglio di Tombstone, ma il miglioramento dell'equip è dettato dalla spesa di punti relativi alle cacce, quindi parlo dei Centurio. Allora, siamo in quest'area. Vediamo se intanto si è in qualche maniera evoluta. Qua ci sono delle Kogin. Mi sembra tutto come l'avevamo lasciato. Sì, mi sembra come l'avevamo lasciato. Allora, la quest mi fa andare verso, penso, il palazzo di Lordien, che è di qua. Sì, infatti, come al solito entreremo lì. Quanta gente che c'è, del resto.
se non c'è oggi, quando ci dovrebbe essere? Eccoci qua. Sì, vogliamo entrare nel palazzo di Dordien. Vediamo se riusciamo a essere abili e rapidi nel tradurre, perché come ben sapete io non sono un mostro di inglese, per cui cerco di barcamenarmi. Allora, sembra che la lettera abbia attraversato il Rubisì e ci ringrazia di essere arrivati così in fretta. Diciamo che il problema riguarda Gozetsu. Sta bene? Gli chiediamo. Allora, è stato male, ma dà segni di recupero. Gli ha fatto promettere di non dirlo a nessuno, quindi in realtà noi l'ha detto. Vabbè, speriamo che ce lo facciano incontrare, perché sarebbe interessante capire il perché di questi problemi. Ricordiamo che Gozetsu è un personaggio che inizialmente aveva una sorta di carattere piuttosto vivace e anche combattivo, mentre invece ultimamente ha avuto un calo della sua vitalità. C'è Tsuyo che lo sta accudendo. Can I fetch you something else? Aye, wine. Or if that is not wholesome enough. Non beve neanche più, mi pare di aver capito. Nay, pay me no mind. I am full. Abbiamo degli ospiti. Yotsuyo si comporta in maniera esemplare. Una ragazza molto educata. Sì, lui è a letto, quindi bene bene non sta. Alizé spera di non averlo interrotto nel pranzo, ma sicuramente gli fa piacere incontrarci. Sì, tornerà in forma in poco tempo. C'è Yotsuyo che gli ha chiesto di spogliarsi. No, non è come pensiamo. E siamo tutti basiti, c'è Alfinote che lo guarda male. Gli chiede, praticamente Yotsuyo vuole che lui si lavi perché puzza. E adesso Alfinote vuole vedere fino a che punti si arriva, comunque ci ride su e buonanotte. Diciamo che quando lei ha detto spogliati pensavano che fosse per tutt'altro, invece era soltanto per poterlo lavare. Infatti è così. Ci sono delle cicatrici sulla schiena. Queste cicatrici, tra l'altro, direi che provengono proprio dallo scontro con lei. E lei ha un flashback, esatto, quando gli ha sparato alle spalle durante la battaglia di Doma. Qualcosa che non va, Yotsuyo? Ha avuto un flashback, ma se lo lascia alle spalle. Gozetsu, secondo me, sta temendo. Cerca di sollevare gli animi con una battuta, ma rimane il timore che da un momento all'altro Yotsuyo riacquisti la memoria e non torni più quella che ormai loro si sono abituati ad avere intorno. Beh, pare che appunto Gozetsu non abbia perso comunque la sua spiritosaggine. Comunque ho la sensazione che ci manderanno al Rubisì. C'è una voce fuori campo, è Yugiri. Yugiri, ricordiamo che ha sempre un certo sospetto nei confronti di Yotsuyo, quindi diciamo che
Se c'è una persona che si fida poco è proprio Yugiri. Yugiri si è vista, tra l'altro, secondo me, sotto sotto un pochino superare, diciamo, nelle attenzioni da Yotsuyo. Quando è arrivata Yotsuyo, Gosetsu sembra avere solo occhi per lei. C'era invece una grande amicizia tra Gosetsu e Yugiri. Ho la sensazione che lei in qualche maniera ci abbia sofferto. Anche perché ricordiamoci che Yotsuyo è stata molto crudele durante, diciamo, Stormblood nei confronti del popolo di Yugiri. Quindi è assolutamente comprensibile. E mentre tutti, Lord Ian compreso, hanno deciso, diciamo, di credere alla situazione, quindi credere che veramente Yotsuyo abbia perso la memoria, Yugiri invece mi dà l'idea che sia l'unica che non sia convinta fino in fondo. Comunque, pare che dovremmo incontrare nuovamente l'ambasciatore, qui proprio, qua vicino mi pare. Sempre con Yotsuyo. Allora, dobbiamo parlare con Alfinodo, che dovrebbe essere qui fuori. Ora, ho letto un po' veloce, probabilmente ogni tanto l'ambasciatore si fa vivo e vede com'è la situazione con Yotsuyo. Questo tutto col beneplacito di Lord Ian. Guardando la mappa dell'enclave ci rendiamo conto che c'è anche una missione. Questa missione la vedremo più tardi. Diciamo che molto probabilmente, non ne sono sicuro ovviamente perché sono appena loggato, è un sistema per evolvere questa zona, quindi dare una mano, appunto come ho spiegato prima, per ricreare la cittadina che c'era qua. Questa cittadina è stata distrutta durante la battaglia di Doma, appunto, e noi daremo una mano per ricostruirla. Giocando spesso e cercando di fare le cose che ci chiederanno di fare, che mi pare addirittura sia in realtà tutto molto semplice, riusciremo a ricostruire tutta quest'area. Comunque, Alfinodo ci aspetta qua, cioè al molo dell'enclave. Chiudiamo la missione, che non ci darà punti esperienza perché ormai siamo cappati. Però magari le missioni successive ci daranno magari qualche oggettino, qualche cosa. Ah, hanno perso di vista Tsuyu. Non sanno che fine ha fatto. Forse hanno approfittato del fatto che noi eravamo qui per entrare di nascosto, forse. O forse la memoria le è tornata. A me c'è sempre questa incognita, comunque. Tutto può essere. Potrebbe recuperare la memoria da un momento all'altro. Lord Ian è preoccupato. Capitano, avete mica visto una ragazza? Sì, qualcuno ha menzionato di una giovane donna. Acciderbola. Acciderbola. Vabbè, se non altro sappiamo da che parte è andata. Ha attraversato il ponte. Che i kami ci aiutino. Concludiamo la missione. Vediamo la prossima dove ci porterà. Ah, ok, c'era ancora il simbolo della missione da completare. Allora, parliamo con Ian. Quante belle cose. Ma sono tutte roba da mangiare. Vabbè, magari si venderà bene. Mi sembra di aver capito che abbia mandato in avanscoperta Yugiri per cercare di avere più informazioni. Ricordiamo che Yugiri è un abile spia. Che i kami ci sorridano. Si va direttamente a Yangxia. Allora, ecco, di nuovo c'è. Vediamo di capire. Corrente area. Maru 5. La curiosità uccide il catfish. Vediamo se questo fate è presente in questo momento. Allora, si può fare molto velocemente così. Fate. No, non è presente. Quindi, semplicemente, questo avviso mi arriva ogni volta che c'è ancora un achievement che devo fare relativo a una certa zona.
Cosa sta succedendo qua? Ah, è un fate. No, no, non è un fate. Cosa sta succedendo? Ah, ci deve essere... No! Cos'è sta roba? C'è un evento? Parrebbe che ci sia un evento. Ah, mi informerò a riguardo. Potrebbe esserci un evento che io non ne sapevo nulla. Stanno cercando persone per la Chocobo Quest. Vabbè, dai, facciamo finta di nulla. Probabilmente è una cosa relativa a qualche missione secondaria. Allora, al momento devo entrare dentro questo grande cortile dove ci sono i Namazu, questa tribù, questa Beast Tribe con cui noi avremo a che fare molto presto. Ecco perché chiedevano sempre di essere invitate le persone qua, perché c'era la quest dei Chocobi, di cui cercheremo di capire qualcosa più avanti. Allora, vediamo un po', dobbiamo cercare qualcosa qui. Dobbiamo chiedere ai Namazu, appunto, se sanno qualcosa. Allora, dovrebbero averci dato delle indicazioni, ora dobbiamo cercare delle tracce e andiamo in questa direzione. C'è il mondo di gente qua. Ma ci deve essere veramente un evento particolare. Devo informarmi, non ne so assolutamente nulla. Cercherò di saperne di più presto. Comunque, missione principale per ora ha la mia completa attenzione. Allora, dobbiamo sorvegliare questa zona per cercare di saperne di più. Altre tracce di Yotsuyu verso ovest. Ok, stiamo semplicemente controllando che non ci siano tracce di Yotsuyu. Ci stiamo muovendo in varie zone per assicurarci che non ci sia nessuna traccia sua. In realtà penso che alla fine riusciremo a incontrare qualche dettaglio che ci farà avere delle informazioni in più. Ecco, questa volta per esempio mi pare che duri di più la barra surveying. Ok, forse abbiamo trovato qualcosa. Devo ispezionare qui dove c'è un cappello fatto con del bambù. Era quello che indossava Yotsuyu. Quindi abbiamo finalmente trovato qualche traccia. Notare come un attimo fa c'era il mondo intorno a questo cappello perché erano tutti i giocatori. Ma in realtà nell'ambito della storia siamo soli. Arriva Yugiri, arriva Lord Ian. Allora, qualcuno è andato verso Castrum Fluminis. Altri invece stanno andando verso il maniero. Forse dovremmo dare un'occhiata a questo villaggio, visto che abbiamo trovato qualche cappello. Loro vanno in una direzione, io vado a dare un'occhiata al villaggio di Namai.